La Procura della Repubblica di Palermo ha chiesto alla giudice per le indagini preliminari del tribunale l'archiviazione del fascicolo di indagine per la scomparsa il 3 agosto 2007 degli imprenditori Antonio, 47 anni, e Stefano Maiorana, di 22 anni, padre e figlio. Gli inquirenti ritengono di non avere gli elementi sufficienti per sostenere in un processo l'accusa di omicidio a carico del costruttore Paolo Alamia e dell'imprenditore Giuseppe Di Maggio. La richiesta di archiviazione è stata notificata anche a Rossella Accardo, ex moglie di Antonio Maiorana, che un anno e mezzo dopo la scomparsa dei congiunti ha perso anche l'altro figlio, Marco, morto suicida. Quali piste secondo lei rimangono in piedi e che sono credibili? Allora, non escludo che il padre dei miei figli, ripeto, abbia contratto inimicizia in ambito lavorativo, laddove spesso si muoveva nella direzione di Roma, si confrontava con politici per realizzare attività imprenditoriali in Sicilia, quindi tra Messina, Catania, nel Trapanese. È chiaro che chi si muove in questi ambiti viene in contatto con ambienti di un certo tipo, quindi può avere maturato inimicizie in questo senso. Ma vorrei anche che qualcuno cominciasse a carezzare l'ipotesi che in ambito privato, a sua volta, lui possa avere, non so, dispiaciuto, offeso qualcuno. La cultura siciliana la conosciamo, e questo qualcuno, esasperato, possa avere poi agito di conseguenza in estrema ratio. Ma lì il punto di domanda è: perché colpire anche mio figlio Stefano, che era assolutamente lontano da tutto ciò? La procura non ha esitato questa mia richiesta. Ci sono mille altre ipotesi che loro accarezzano, ma di fatto l'archiviazione delle indagini pone di nuovo uno stallo. È impossibile che nessuno sappia, è impossibile. Due persone adulte scomparse. Non crederò mai che nessuno sappia cosa è accaduto quella mattina del 3 agosto 2007. E mi rivolgo a questi, che per fatti diversi non vogliono esporsi, affinché mi scrivano in forma anonima al seguente indirizzo: Rossella Accardo, Piazza Vittorio Emanuele, numero 2, 90046, Monreale. Confido che la svolta possa essere innescata proprio da verità che devono arrivare piuttosto che dai pentiti che finora hanno raccontato, senza far approdare a nulla di concreto, possa arrivare da qualcuno che magari per paura nei confronti dell'incolumità propria finora ha taciuto. E chissà che la sua coscienza non si sia evoluta spiritualmente oggi, tanto da immaginare di liberarla.